Cosa giochiamo, ragazzi? Mi serve AP Jungler, mi serve qua. Vedo che abbiamo Zed, Pyke, Tryndamere. Kai'Sa dovrebbe essere AP, suppongo, spero. Però, beh, già c'è un game con Shyvana, dai. E andiamo a vedere questo Shyvana game, va. Vediamo un po' che aria tira con Shyvana. Mi sono anche dimenticato di bannare Karma. Sto giro gli avversari hanno Karma, noi abbiamo Pyke, quindi... Già sapete, guys, già sapete, onestamente. Ragazzi, ma esattamente cosa state o stiamo facendo? Non capisco bene. Gli avversari sono anche più forti. Non necessariamente, dai. Però sicuramente possono pokarci, a differenza nostra. Ci dovrebbe essere veramente tolleranza zero, ci dovrebbe essere. Vabbè, magari un giorno, guys. Magari un giorno. Intanto noi aspettiamo la challenge per tryhardare. Forse dovrei disattivare la chat. Non lo so, probabilmente dovrei disattivarla. Anche se prima ho sempre cercato di dire ai teammates di provare a vincere il game. E io ho detto che l'avrei carriato. Non sono stato affatto tossico, a differenza di altre volte in cui magari flammo e stuzzico. Siamo di nuovo contro Fiora. La stessa di prima. Ah, ma io non ho preso la W, ho sbagliato. My bad. Come secondo va preso la W. Vabbè, comunque non è che sia chissà quale incredibile big deal il problema, eh. Però generalmente vuoi la W come seconda spell. Pyke livello 2 ingaggia contro due livelli 3 con la wave pushata nella nostra torre. Stiamo anche perdendo esperienza per perdere sto fight. Vorrei giocare a Silver delle volte. Non vedo molte differenze, to be honest. Non ci sono differenze. Per questo non le vedo. Trinda della redenzione. Io resetterei un attimino. Ho preso lo scuttle. Non è che sia chissà che, ma va più che bene così, onestamente. Ora c'ho pure le scarpe, vendo le pozze. Stiamo nel chilling, stiamo. Posso provare a lasciare il drago volendo. Lo so che lì c'è Evelyn. Scambiamo gli obiettivi e va bene così. La nostra bot continua il loro lavoro di inting. Purtroppo non posso prendere l'assist. Allora, ci prendiamo questo. Boh, abbiamo altro secondo game, altro player che trolla. Perde l'early game con, vabbè, con Kalista Pyke perde un early game. I mean. Già dovrebbe essere archiviato come troll e per me ha bannato probabilmente solo per questo. Beh, magari questo è un po' too much. Game scorso non l'ho fatto, cioè, ho giocato benissimo, non ho fatto niente. Questa game ho pushato una wave alla Kalista perché tanto sta trollando, cioè, che cacchio cambia? Tanto vale prendere qualche risorsa in più io. Vediamo il Pyke. Missa lo stun. Vita però Luke. Let's go, let's go. Purtroppo la kill ha presa Kalista, però vabbè. Abbiamo preso la double, quindi still good. Ah, aveva il blue buff, aveva. Pyke, hello. Vabbè, qua dovremmo invadere, ma il mio Pyke è Silver 4, quindi non possiamo invadere. Non fa niente. Cioè, in realtà c'è Ezreal che può seguire, però abbiamo Zed che dovrebbe avere mid lane prior, per cui... Siccome Evelyn era topside, era un buon momento per invadere, probabilmente. Evelyn dovrebbe essere qua. Nice. Peccato Pyke non riesce a tirare le spell. La nostra bot ha appena deciso di commettere Arakiri. Speravo pushassero per punirli, ma nada. Basta flammare anche io. Bro, ma dove sto flammando? Ma mannaggia la miseria. Ma questi qua andrebbero proprio insultati nella peggio maniera. Ma guarda te, se uno deve essere trollato. Sempre non devi dire niente a sti imbecilli che perma trollano. Ma che io ho detto? Che io ho detto? Cioè, questo Pyke si mette a flammare Kalista quando sto qua ti hanno dato uno skillshot. Bro, ma veramente fai cacare e ti permetti pure di flammare. Ma stai zitto, che diamine. Rovinano il gioco agli altri, allucinante. Senza motivo, eh. Comunque, vediamo di carriere questo che noi. Zed e Trinda ci provano, per cui. Guarda, visto Pyke un'altra volta. Ora, forse è un bene, abbiamo missato tutto di nuovo. Guarda, guarda, si è suicidato, guarda. Si è suicidato di nuovo, eh. Cioè, invece quando sta flammando, anche Zed sta flammando. Guarda, un'altra volta. Un'altra volta, chat. Ah, cazzarola, l'ho missato. Che peccato. Erano entrambi uno di vita. Peccato, era close. Peccato perché una kill la potevamo. In realtà, forse anche. No, oddio, forse no. Possiamo andare solo su Karma e basta. Ma bastava hittare bene lei su Kassa. Hittare lei. Uccidevo Kassa. Qual è? Poi morivo da Karma. Però perché c'era Evelyn. Vabbè, era decent alla fine. Drago, questo lo give upiamo. Già un miracolo. Abbiamo preso i primi due. Onestamente, con la bot finta. Quindi va bene così. Lo dobbiamo cross mappare top. Ma certamente non possiamo fedare al drago. È lei, è lei.
E Zerel no flash. Mi ha preso pure un altro assist, nice. Va bene, resettiamo, vediamo un po', ragazzi. Winnable game. Ma sì, ma è anche vincibile, bro. Il che forse è ancora più triste. Non so se è più triste o meno triste del fatto che questi stiano trollando e flammando all'inizio game in due. Non te lo so dire, onestamente. Se è più o meno triste. Kalista ovviamente trolla, viene a rubarsi i miei campi. Gli avversari sono così scarsi e stanno riuscendo a trovare sto game comunque. Ah, non pensavo di morire con un acqua, mannaggia, sono un pollo. Pensavo di avere due Q di tempo. Fuck. Vabbè, comunque praticamente non c'era bisogno e basta, nel senso che Trinda comunque l'avrebbe raggiunto. Ah, peccato per l'exhaust. Dai, sono rimasti entrambi con HP, che sfiga. Erano davvero uno di vita tutti e due, peccato, peccato. Ah, pure Evelyn uno di vita, è una curse, maledizione. Dai, adesso Pyke, manco il muro salta. Alla fine sono morti in due, abbiamo preso il drago, Evelyn, Ezreal e Fiora. Penso che rimasti tutti e tre, veramente 1 HP sto fight. Anche se sapevo che era credi di saltare in colera perché c'era la risposta di Fiora, quindi un po' una seccatura. Anche se non mi ha stannato, però peccato, peccato, peccato. Abbiamo scarpe in 20 gold, aspetto in base 20. La di Fiora è sempre un po' unbalanced, mannaggino. E flamma ancora, Pyke. E lo vedi, questi due andrebbero per mabbannati, così. Finito il game, per mabbannati. E allora League sarebbe un bel gioco. No, Kalista trolla, ma... cioè, entrambi trollano da inizio game. Secondo me non dovremmo giocare la side per il semplice fatto che abbiamo i due troll, quindi... troppo facile, intino e poi perdiamo. Ma dove vai? Finita bene, meno male. Peccato non l'ho hittato. Dice. E alla fine abbiamo vinto sto game. E il problema è il flame. Cioè, se tu hai un bad game, va bene. Ma se ti metti a trollare, vai mid, rubi meno uno all'altro perché sei arrabbiato, perché sei scarso e flammi tutto il game, allora dovrebbe essere permaban e basta, cioè. Va bene, va bene. Riportiamo i due tizi, aggiungiamo gli amici. Giusto per ricordare che se mi accettano la friend request, gli ricordo di prendere le pillole. E GG. Leggermente esagerato, condivisibile, capiamo. Anche avevo un po' perso le speranze, però gli avversari sono stati abbastanza scarsi a riuscire a trovare, il che è quite impressive. Però tipo questo è il classico game, no? Cioè non devi vincere, ma tra l'altro se sei solo, se game manco lo vinci. Cioè, per fortuna avevo Trinda che stava vincendo la side, Zed stava vincendo la mid, quindi entrambi solo le Romani.